In questa lezione vedremo come rafforzare l'abilità di dialogo. Ricordiamoci che chi parla da solo è un matto. La capacità di monologo. Uno dice, ma raramente mi succede di monologare. Beh, tutte le volte che uno studente sostiene un'interrogazione sta facendo un monologo. E la capacità di scrittura, che nella scuola ha un ruolo molto maggiore a quello che abbia nella realtà. Chi vuole provare a ricordare il diagramma mondo-mente, si ricordi che siamo nel fascione centrale, in quei meccanismi di padronanza che raccordano le competenze che abbiamo con l'agire nel mondo. Se volete inserire una pausa per riflettere su quello che secondo voi significa dialogare, monologare e scrivere, fatelo adesso e poi ci rivediamo. Essenzialmente, essere uno studente autonomo significa farsi carico del proprio apprendimento. Che cosa intendo con questo? Citerò tre parole chiave che sono quelle che contraddistinguono lo studente autonomo. Dunque, la prima è responsabilità. Ossia, sapere, essere consapevoli del fatto che bisogna in prima persona essere responsabili di ciò che si apprende e non delegare sempre meriti o demeriti ad altre persone. La seconda parola chiave è autostima, o ancora meglio autoefficacia, ossia la percezione di essere in grado di imparare bene una lingua straniera e di essere in grado di sapere autoregolare il proprio apprendimento, nonostante magari si possano aver avuto nel proprio passato di studente anche delle esperienze non sempre positive con l'apprendimento delle lingue. La terza e ultima parola chiave è quella di volontà. La volontà è l'elemento fondamentale. Cosa significa? Essere disposti a essere responsabili del proprio apprendimento, a farsi carico di ciò che si impara. Perché non è detto che una persona che è capace di apprendere autonomamente sia anche desiderosa di farlo per problemi di motivazione o per pigrizia o per una serie di altri motivi. Chiuderò dicendo quelli che sono i compiti di uno studente autonomo, che cosa deve fare. Allora, prima di tutto fissare gli obiettivi del proprio apprendimento. Cosa significa? Significa decidere, capire che cosa uno vuole imparare. E il secondo punto è scegliere i contenuti di apprendimento, quindi nel momento in cui so che cosa voglio imparare, sceglierò i materiali con cui farlo, sceglierò il metodo con cui procedere. Il terzo punto è quello di decidere quali tecniche e quali esercizi, ad esempio, quali strategie utilizzare per apprendere la lingua straniera. Questo significa che partirò dal mio stile di apprendimento, capendo quali sono le cose che funzionano meglio su di me e procederò di conseguenza. Il quarto punto è quello di stabilire i ritmi di apprendimento, i tempi dell'apprendimento. E infine l'ultimo punto è quello di saper autovalutare ciò che ho appreso, quello che ho imparato, quindi capendo quali possono essere state le debolezze, ma anche i punti di forza, e quindi capire che cosa riprendere o se posso andare avanti con altri contenuti. Il tandem è un modo di apprendere le lingue estremamente autonomo, che consiste semplicemente nell'incontro di due ragazzi di madrelingua diversa, per esempio un italiano e un tedesco, il tedesco che studia italiano, l'italiano che studia tedesco. Questi due ragazzi si incontrano su Skype e utilizzeranno la chat e la videochiamata, oppure anche la chat integrata dal video. L'obiettivo è quello di dialogare ciascuno nella lingua madre dell'altro, per cui si faranno due sessioni, una sessione in una lingua madre e una sessione nell'altra lingua madre. Per esempio, abbiamo parlato di un italiano e di un tedesco, si organizzeranno per fare una sessione di tandem in italiano e un'altra in tedesco. Una sessione dura circa 45 minuti, un'ora, e durante questa sessione, che può essere in videochiamata o in videochat,
i due ragazzi potranno trattare gli argomenti più disparati. Si può partire semplicemente dandosi una mano nei compiti per casa, oppure parlare di sport, parlare di musica, di ragazze, scambiarsi dei video e quindi conoscere meglio la cultura di provenienza del nostro partner. L'autonomia consiste anche nel cercare un partner. Ci sono alcune università, il cui centro linguistico di Ateneo fornisce un servizio di matching partner, cioè di ricerca del partner di tandem, ma tante università non forniscono questo tipo di servizio. E allora sarà la mia capacità di studente autonomo trovarmi un partner, per esempio contattando direttamente un dipartimento all'estero, oppure rivolgendomi a dei siti specifici come Mixer. Questo sito fornisce un servizio gratuito ed estremamente efficiente di ricerca del partner di tandem in tutte le lingue del mondo ed è rivolto a un pubblico molto ampio, perché non soltanto studenti universitari possono incontrarsi su Mixer di diverse lingue, ma anche professionisti, studenti delle superiori o semplicemente persone curiose di imparare una nuova lingua. Torniamo a dialogare e prendiamo l'ultima parte dell'intervento di Lorenzo Guglielmi. Un dialogo va gestito. Abbiamo visto nel tandem che ci sono dei progetti da portare avanti, che possono essere progetti legati alla lingua, io correggo la tua traduzione, tu mi dici la parola che non so e così via, o anche progetti più umani, io ti voglio convincere che l'arbitro di Juventus Borussia, e tu sei di Dortmund e non ci credi, ma l'arbitro era dalla tua parte, quindi sto cercando di cambiare le tue idee. Serve un progetto. Certo, parlare in classe è molto più difficile perché ci si vergogna, ciascuno di noi quando deve parlare in pubblico si vergogna, ma se si vuole migliorare l'efficienza nell'apprendimento delle lingue, bisogna imparare a buttarsi. È impossibile imparare a nuotare seguendo un corso per PowerPoint. Bisogna buttarsi in piscina. C'è un altro problema, che è quello della correzione. In classe c'è un insegnante che ci corregge, ma molto spesso non può intervenire perché altrimenti interromperebbe un dialogo e così via. La soluzione è abbastanza semplice. I latini dicevano verba volant, le parole se ne vanno, volano via. In realtà basta uno smartphone qualsiasi e le parole possono restare. Diventa molto più interessante provare a comunicare, provare a fare un dialogo, ma anche un monologo, e poi rivederlo insieme. Certo, gli amici prendono in giro, ti massacrano. Poi ci si può sempre vendicare. Ma lo possiamo anche fare noi stessi. Provare a spiegare in 50 secondi, in 2 minuti, un argomento. È un modo anche di prepararsi alle interrogazioni, ma anche all'esprimere le proprie idee. Uno lo fa e lo riguarda. In italiano fa tanto bene. In lingua straniera diventa fondamentale per vedere dove ci siamo fermati, per vedere che strategie abbiamo usato per dire qualcosa che non sapevamo. Se non mi ricordo come si dica penna, posso trovare la cosa che scrive per dirlo. Sono strategie importanti. Videoregistrandoci e riguardandoci, queste cose le possiamo tranquillamente vedere. Se non è possibile videoregistrare, comunque è meglio parlare, e parlare anche usando la tecnologia. È vero che Skype è fredda, ma è il meglio che ci offre il mondo, visto che se devo parlare in tedesco e io sono in Italia, la Germania non è qui. Ultima considerazione. Meglio sbagliare parlando una lingua straniera che essere corretti stando zitti. Ci sono poi delle situazioni in cui la correttezza non ci serve, non ci interessa. Se uno fa una dichiarazione d'amore, i congiuntivi sono del tutto irrilevanti, ma li sbagliamo anche nella nostra lingua materna. Quindi lasciamo la correttezza ai compiti di grammatica, cerchiamo di essere il più corretti,
Ma se non riusciamo ad esserlo, la cosa prevalente al livello in cui stiamo parlando è il comunicare. Ci saranno dei livelli di competenza comunicativa in cui la correttezza diventa sempre più importante, fino a giungere ai livelli C1 e C2 di competenza, in cui la correttezza fa parte integrante della propria competenza. Scusate se mi intrometto. Sì, l'autonomia è sicuramente un aspetto fondamentale, però ci sono persone che sono autonome a livelli diversi e che sviluppano l'autonomia in momenti diversi. Questo significa che ci saranno studenti che non se la sentono di buttarsi nella mischia, soprattutto di parlare in pubblico, ad esempio, e questi studenti avranno dunque bisogno di una delayed oral practice, ossia di più tempo per essere sicuri di ciò che vogliono dire, e questo tempo di silenzio, anche se prolungato, va comunque rispettato. Ringrazio Marcella Menegale. Allora, parlare in due può essere difficile, bisogna essere tutti e due disposti a farlo, ma parlare da soli è ancora più difficile, perché bisogna trovare qualcuno che ci ascolti. Allora, è possibile farlo in aula. Per esempio, se io faccio partire una storia in aula e tu parti a raccontare un evento e lui deve continuare e un altro deve continuare, ciascuno parla da solo ma tutti devono stare attenti. Ma, ripeto, si può parlare anche a se stessi. Non dimenticate che siamo noi i migliori insegnanti di noi stessi. Perché nel momento in cui vediamo che non siamo riusciti a fare una certa performance, possiamo decidere di ricorrere a un modello, l'insegnante, un libro, un madrelingua via Skype, perché siamo noi responsabili del nostro apprendimento, come ci ha insegnato Marcella Menegale. L'abbiamo visto nel dialogo, anche su Skype, l'abbiamo visto nel monologo, lo vediamo nella scrittura. Bisogna avere un progetto. Chi parla senza un progetto e uno scopo parla a vanvera. Quando noi dobbiamo scrivere qualcosa, la fase fondamentale è quella della progettazione. Per progettare bisogna sapere che cosa vogliamo dire. Se ci capita tra capo e collo un tema da fare, una composizione su un argomento che non abbiamo scelto noi, bisogna reperire le idee. Il modo migliore per reperire le idee è per esempio uno schema a ragno. C'è il corpo del ragno, con scritta la parola, i giovani in Europa, e poi partono tante zampe, giovani, cosa vuol dire giovani, chi è il giovane, in Europa, quale Europa, l'Unione Europea e così via. È una sorta di brainstorming, se lo si fa in due, in tre, in quattro, è molto più produttivo, non ci sono regole, si lascia andare la mente sulla base di associazioni. Poi si fa la scaletta, si mettono insieme i pezzetti di Lego, la famosa scaletta, che diventa l'indice del nostro monologo o del nostro dialogo. Solo allora ci si mette a scrivere. Tutto questo si può fare da soli, ricordiamoci sempre che farlo in due è molto meglio, farlo in tre è ancora meglio. Quattro incomincia a diventare un po' troppo, ci si distrae. Si possono scrivere composizioni, vedremo che si possono anche scrivere composizioni insieme, usando il computer in maniera intelligente, ma si possono scrivere mail. Molto spesso è difficile avere un tandem sincronico, cioè trovarsi su Skype alle 4 e 3 quarti. Nulla vieta che ci possano essere delle chat, che ci possano essere delle mail. In molti casi, se c'è da lavorare su un testo, la mail può essere preferibile, perché l'allegato consente di lavorare. Oppure una mail può essere la base su cui lavorare poi in tandem. La cosa fondamentale è che la distanza fisica tra noi e la Germania, tra noi e la Cina, tra noi e il Brasile, non sia tale da impedirci di dialogare, di scriverci, di monologare videoregistrandoci e mandando all'altro che ci faccia le pulci. Dialogare è difficile, si fanno errori,
Parlare è difficile, si fanno errori, ma ripeto, meglio fare errori perché si comunica che non farne perché si sta zitti. Sintetizzando, le abilità produttive quindi richiedono una forte progettazione dopo aver reperito le idee. La progettazione e il reperimento delle idee possono essere fatti da solo o in gruppo. Dopodiché avviene the real thing, cioè la scrittura della composizione, della mail, la storia che si racconta in classe collettivamente, il dialogo su Skype. Ma se non c'è progetto, il risultato sarà sempre molto scadente. Abbiamo avuto ospite Marcella Menegale, che ha curato un numero monografico della rivista Elle, Educazione Linguistica Language Education, gratuitamente a disposizione, è il numero 6 del 2013. Se volete approfondire potete farlo lì.